grazie dell'opportunità offertaci dal FAI della Regione Umbria per poterci presentare. Io sono Michele, Carmela e Rebecca, una famiglia di Norcia che ha avuto nella disgrazia del terremoto di ottobre la fortuna di poter riparare molto bene in questa struttura alberghiera dell'Hotel Gio, mi permetto di dirlo, e chiaramente vorrei infatti sottolineare il fatto che sin da subito la provincia, la regione, il comune di Norcia hanno dato l'opportunità di permetterci di condurre una vita, fra virgolette, confortevole, nel rispetto di, per noi che abbiamo scelto ovviamente di lasciare la zona terremotata per poter vivere più tranquillamente la nostra vita quotidiana, la nostra quotidianità. Tanto è vero che sia pure con qualche piccola fatica, logicamente stiamo riprendendo una vita normale, tranquilla, a cominciare soprattutto da Rebecca, che è stata molto ben accolta con un po' di meraviglia. Noi che, come potete immaginare, abbiamo sempre seguito l'evolversi degli eventi legati a Norcia e alle zone limitrofe ad essa, e forse c'è stata una sorta di, fra virgolette, cattiva informazione, perché il terremoto effettivamente si è svolto solo e unicamente in quelle parti dei Monti Sibillini, mentre spesso ho sentito parlare una terremoto generalizzato a Perugia, a zone che grazie a Dio, anche grazie al fatto che sono sufficientemente distanti, dove il fenomeno non si è minimamente verificato. Questo lo dico per dovere di cronaca, usiamo questo termine. Sì, sicuramente in questo momento ci troviamo qui e siamo super bene, ma c'è la volontà di ricominciare, perché la nostra vita comunque è su a Norcia, e quindi cioè, c'è la volontà di ricostruire, di ricominciare, e siamo convinti, fiduciosi, insomma, che nel futuro tutto tornerà pian piano, magari, però tornerà come prima, insomma. Noi, il nostro intento è questo, perché anche perché per noi e per anche per i figli, per il futuro, per tutto quello che rappresenta la nostra terra, la nostra vita su a Norcia.